Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi andiamo a vedere come svolgere tre esercizi veramente efficaci per rinforzare le spalle attraverso un kettlebell oppure anche un semplice manubrio. Oggi faccio vedere il kettlebell. Alcuni di voi mi hanno proprio chiesto in maniera specifica di farvi vedere gli esercizi con il kettlebell. Il kettlebell è questa palla di cannone con una maniglia, si presta benissimo a chi si allena in casa e magari anche solo con un kettlebell o due kettlebell di peso differente riuscite a lavorare benissimo. Tanti lavori li possiamo fare prima da un lato e poi dall'altra parte. Gli esercizi che potremo andare a fare per lavorare con i muscoli delle spalle, vi faccio vedere tre esercizi fondamentali, tutti e tre movimenti di spinta sul piano verticale. Allora, con un clean ci portiamo il kettlebell al petto. Da questa posizione andiamo a fare il classico, il classicone e il military press. Quindi il military press, vengo giù, l'altra mano può stare al fianco o lungo o anche tenuta qua e vengo giù. È bello il military press con il kettlebell perché prevede un movimento completo. Partiamo dalla parte bassa, partiamo, andiamo fuori e poi distendiamo sopra la testa. Veramente uno di quei movimenti efficaci. Abbiamo un carico troppo pesante, non riusciamo a sollevarlo. Un esercizio che viene utilizzato molto per andare a migliorare la forza delle spalle è il push press. Quindi mi aiuto con la spinta delle gambe. Quindi sempre il kettlebell in appoggio di rack, da questa posizione vengo giù e poi di qua spingo. Scendo controllando il movimento, giù e spingo. In genere il push press viene svolto con un carico più alto rispetto al military press, si lavora con meno ripetizioni proprio per andare a stimolare la forza delle spalle. Vogliamo invece lavorare sulla velocità, sulla potenza, sulla velocità di cui ci muoviamo nello spazio con un carico, possiamo andare a fare il jerk. Quindi anche in questo caso il kettlebell si presta molto bene a questo lavoro. In questo caso, quando spingo su, mi devo abbassare rapidamente e faccio questo movimento simile a quello che succede nel sollevamento olimpico. Ovviamente qua i carichi sono meno elevati, riusciamo quindi a lavorare in maniera sì veloce e prestante, ma riusciamo a farlo anche in casa, cosa che invece un sollevamento olimpico è difficile da praticare in casa, a meno di avere attrezzature molto che occupano molto spazio e anche molto dispendiose economicamente. Quindi da questa posizione l'idea del jerk, sempre sul piano verticale, è fare questo e poi giù. Quindi velocemente mi abbasso e sollevo e poi vengo qua. Ok, questi sono i tre esercizi che vi volevo presentare oggi per allenare le spalle. In particolar modo abbiamo visto tre tipologie diverse di esercizi, uno che va bene diciamo più orientato all'ipertrofia come il military press, lavorando con carichi intermedi potete lavorare 10-12 ripetizioni, uno più per lavorare con la forza, quindi con carichi più pesanti possiamo lavorare dalle 3 alle 6 ripetizioni che va benissimo, e poi abbiamo una gestualità più veloce per stimolare la forza esplosiva. In questo caso possiamo lavorare anche qua puntando sulla velocità del movimento, dalle 3 alle 6 ripetizioni possono andare bene. Per ognuno di questi esercizi possiamo andarlo a eseguire anche dalle 3 alle 5 serie, che va molto molto bene. Ottimo attrezzo, il kettlebell ve lo consiglio, è uno di quegli attrezzi secondo me che serve e lo potrete usare veramente per tutta la vita. Probabilmente in questo periodo non è facile trovare kettlebell in giro sui vari store, però se li trovate, acquistateli, tenetevi, sono sicuro che vi possano tornare molto molto utili. Grazie come sempre per l'attenzione e ci si vede sempre qua sul canale di Umberto Miletto. Mi raccomando, spolliciate se non l'avete ancora fatto. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!